Team CGL, delegato Team CGL. Salve a tutti, sono Emanuele Lolo, sicuramente tanti mi conoscono, insomma. Vorrei dire una sola cosa, dato che non ho neanche preparato l'intervento, una sola. Sono un prodotto più o meno, prodotto della CGL, Fit CGL, perché comunque in quanto delegato non riesco neanche a dormire. Non riesco perché a mezzanotte c'ho il telefono aperto e lo sanno tutti. Quello sarebbe comunque un, cioè, per me è un inizio di integrazione, perché sono a, in quanto delegato sono più o meno funzionario della CGL. Quindi la porta secondo me è aperta a tutti. Penso un attimo che sono immigrati che sfuggono. Immigrati sfuggono perché, lo dico apertamente, il telefono è aperto e lo posso testimoniare. A mezzanotte gli rispondo. Quindi dire che la CGL non è accogliente, non credo. Non credo, lo dico apertamente, lo sanno chi sta in sala. Vorrei fare una piccola testimonianza su ciò che mi è successo giovedì. Durante tutti gli interventi qua abbiamo parlato, durante tutti gli interventi alcune persone hanno parlato di integrazione. Sì, integrazione, però noi immigrati ci dobbiamo dare da fare se vogliamo integrare, se vogliamo integrare questo paese e il sistema. Dobbiamo darci da fare, perché non è possibile. Come diceva il precedente, questa sala è piccola, perché dove sto lavorando siamo 120, come iscritti ne ho quasi 60. Però le conto qua sulle dita della mano. Non ci sono, quasi, se la memoria c'è, le conto sulle dita, non ci sono. Ma non è la colpa della CGL, i volantinaggi sono stati fatti, ho parlato con tutti. Quindi dire che la CGL non è aperta, questa cosa non accetto, perché io risento il lavoro che faccio io. Lo dico, io e Manuel, lo possono testimoniare comunque. Cosa è successo giovedì? Ero in ufficio, ho accolto un immigrato. Cioè, però accogliere no, non l'aspettavo. È giunto con un sassolino in mano. Cioè, ti uccido. E gli dico, ma perché sono rimasto fuori da una procedura della mobilità? Allora, quindi, quello che volevo dire su questa cosa è semplice. C'è una mancanza di informazione, però non dalla parte della CGL, facciamo il nostro, però anche dalla parte di certi delegati. Perché quando non facciamo partecipare ai delegati, ai tavoli di trattative, devono essere come il tramite tra le organizzazioni sindacali e gli altri, quello che non fanno. Quindi, sicuramente, è quello che volevo dire, però per quello che è successo giovedì, il ragazzo sicuramente non ha capito il senso, e poi anche la legge 223 sui licenziamenti collettivi, punto. Però sono rimasto freddo, ho chiamato ovviamente, ho fatto lo suo e ci siamo capiti. Però è proprio quello che dicevi, gli altri hanno detto prima, la guerra tra i poveri non è solo tra italiani e immigrati, ma anche tra i migranti, tra di loro. Nasce anche qua, in questo punto qua. La seconda che vorrei dire, per finire, scusatemi, è sui immigrati. Perché in tanti cantieri, soprattutto per quel che riguarda il settore del trasporto merci e logistica, la maggior parte dei capi reparti sono immigrati.
ma andate a vedere come si comportano nei confronti di, cioè, dell'immigrato. È incredibile. E poi ci lamentiamo? No. Questo sistema ovviamente dobbiamo farlo valutare che se siamo responsabili in quanto immigrati, siamo esseri, dobbiamo essere i primi, dobbiamo essere l'esempio per dire tutto. Grazie. Grazie.